can fly. Un altro modello da parte della Blue Edio, una casa produttrice che continua a produrre delle casse e delle cuffie veramente eccezionali. Questa è la scatola e come si presenta all'interno. Ci sarà da una parte un piccolo astuccio con dentro tutti quanti gli accessori e le cuffie, invece dall'altra parte ci sarà una piccola confezione con un manuale con dentro tutte quante le informazioni, il modo in cui dovremo installarle ed effettuare il pairing con il nostro telefono, che rimane comunque molto semplice da fare come tutti quanti gli altri accessori Bluetooth che abbiamo testato in generale. Questa invece è la confezione che si può portare in giro, per esempio all'interno del nostro zaino, si può agganciare ai nostri pantaloni o appunto allo zaino. Abbiamo le cuffie con le protezioni per i due parorecchi, che hanno una piccola particolarità, ovvero il Vector Flow, questa nuova tecnologia, o meglio così la chiamano, la quale sono dei fori nella parte posteriore delle cuffie, i quali fanno uscire l'aria che rovina la qualità del suono, riuscendo quindi a immergersi completamente nella canzone, nella musica che stiamo ascoltando. Oltre alle cuffie è presente invece quest'altro astuccetto con il cavo AUX e il cavo d'alimentazione. Entrambi hanno un'entrata di tipo C per poi avere l'uscita o appunto un jack AUX 3,5 di millimetri, oppure proprio il cavo USB che andrà poi a essere attaccato a un nostro alimentatore da muro per poter caricare appunto le cuffie. Cuffie over air, un design ovale diverso dalle altre, forse un po' troppo grande, quindi andrà un po' a coprire gran parte della nostra testa, però comunque da questo punto di vista sono dei fattori soggettivi che possono andare bene o male a qualcuno di noi. In questo momento sto effettuando il pairing. Da cuffie spente ho tenuto premuto il pulsante d'accensione finché non mi dicesse una voce prima che fossero accese e poi che fossero disponibili per effettuare il pairing. Sto cercando le cuffie tramite Bluetooth del telefono, tra poco compariranno tra quelle disponibili, comparirà proprio la scritta F2, appunto Blue Duo F, per adesso il 2 viene omesso. Tra poco partirà anche una piccola dimostrazione di audio che farò ascoltare. Ovviamente l'audio si tratta semplicemente di come si sente da fuori, per cui immaginiamoci la qualità dell'audio una volta che noi indosseremo le cuffie. Ci sarà una completa immersione e oltre a quello, intanto sta partendo in sottofondo un po' l'audio, andrò ad abbassarlo e a diminuirlo nel tempo, ci sarà una completa immersione e un audio a 360 gradi. Per esempio io le utilizzo molto in FPS o comunque giochi di ruolo, nei quali posso capire bene alcuni movimenti o alcuni suoni se provengono alla mia spalla, alla mia destra, alla mia sinistra o eccetera. Lasciamo un attimo qualche secondo per sentire un po' come si sente, alcuni dettagli, e dopo dico gli ultimi dettagli. Alcuni dettagli importanti è la distanza operativa del Bluetooth nel caso in cui noi le utilizzassimo proprio col telefono e non sul nostro computer. Ci sarà più o meno una distanza di 10 metri, contando però uno spazio aperto, per cui nel caso in cui noi le utilizzassimo in casa non dobbiamo contare le varie stanze, tra cui bagno, sala, cucina eccetera. Nel caso in cui noi volessimo lasciare il telefono appoggiato sul tavolo o da qualche parte, perché i muri andranno un po' a ovattare il segnale e Bluetooth, anche se più o meno è tutto quanto relativo e cambia da casa a casa. Uno stand by circa di 650 ore senza averlo utilizzato, semplicemente acceso, e anche se dopo un po' si spegneranno da sole, dopo un po' che non verranno utilizzati, un'autonomia in chiamata e di utilizzo vero e proprio si parla più o meno di 16 ore, per cui quelle 2-3 giornate senza caricarle
dovrebbero durare.